Ok, sei live. Allora, come ti chiami, scusa? Simone? Filippo, Filippo. Filippo, ok. Simone mi piace come nome. Allora, Filippo, innanzitutto quali sono, secondo te, i problemi principali come giocatori? Bah, non saprei, però tipo in lei non so come tenerla, Come si gestisce una lane? esatto, come gestirla, tipo posizionarmi anche nei team fight o quando split pushare, ad esempio, quando stare con il Sorry, team. I'm doing some. Ok, quindi ti mancano un po' le tempistiche. Allora, io ti do subito un aiutino. Allora, per la gestione della lane, cosa te lo consiglia? Come va a gestire la lane? Secondo te, quali sono gli indizi che ti dicono come va tenuto la lane? Esempio, il primo indizio che ti dice come indirizzare la lane te lo dice il campione che stai giocando. Ok? Ti spiego meglio. Se tu stai giocando Caitlyn contro Vayne, come va a gestire la lane? È una lane che dove tu devi mettere pressione all'avversario, ok? Esatto, Cosa sì. fai? Lo vai a punire quando lui va a farmare, gli tieni la wave molto pushata, perché più è pushata la lane, più è probabile che i minion gli vanno sotto torre, più è probabile che lui li perda, no? Ovviamente più è bassa la divisione, più è probabile che ci sia un'altra difficoltà a farmare sotto torre, ti pare? Sì. Quindi diciamo che la gente va molto in crisi quando deve farmare sotto torre. Guarda, sbagliamo a Diamond, sbagliamo a Challenger, figurati nelle divisioni più basse. Quindi, prima di tutto, te lo dice il tuo campione. Seconda cosa, questo te lo dice il tuo supporto, no? Perché tu si spera che tu abbia un supporto, no? Non succede sempre, però nella maggior parte dei casi tu avrai un supporto. Questo supporto come può essere? Un supporto aggressivo, un supporto passivo, un supporto che può fare un po' quel cazzo che gli pare, ok? Quindi ti dà una mano anche il supporto. E invece il momento del trading, qua, cosa te lo dice? Il momento ideale per fare un trade, cosa intendo per trade? Trade vuol dire scambio, scambio di danno. Di Qual è danno, il ok. momento ideale in cui tu dovresti scambiare il danno? Beh, sicuramente non quando ci sono troppi minion per gli avversari, perché prenderai molti più Quali danni. minion? Quali ti fanno più paura in particolar modo early game all'inizio? Non saprei. I minion caster, ok? I minion caster sono quelli che proprio fanno un male assurdo, perché se ci pensi, un minion caster ti toglie all'incirca 12 di danno. Sono 3 i minion caster, quindi sono 36 di danno. Se ti attaccano due volte, ti prendi 72 di danno. E considerato che in early game tu c'hai 500 HP, ti sei fatto un quinto della vita, giocato così malissimo. Quindi ovviamente meno vita hai, perdi più pressione perdi, meno puoi imporre il tuo gioco. Se non puoi imporre il tuo gioco, avrai delle difficoltà durante la lane phase, giusto? Benissimo. Quindi, a parte la situazione di minion, ti dà una mano il trattare cosa? Sapere innanzitutto se fai più danno di lui. Esempio, se tu hai Graves, auto-attack Q, andrai a fare più danno di una Vayne che ti fa auto-attack Q, ti pare? Hai più burst damage, danno istantaneo. Se tu invece giochi Caitlyn, il momento o comunque un campione che ha un raggio superiore all'avversario, ma questo ovviamente vale con tutti, con Kate, ti faccio esempio di Kate, perché Kate sempre? Perché Kate è la di carry con il raggio più lungo del gioco, quindi è più facile con lei. Dico Caitlyn perché appunto durante la lane phase ti viene più facile punire gli avversari, perché si parla proprio di punizione. Tu vai a punire un avversario che vuole fare un minion, e tu dici: no, questo minion tu te lo fai, però ti prendi 70 di danno e ci rimani anche molto male. Quindi il momento ideale per fare un trade con l'avversario è quando quell'avversario non ti può rispondere. E quando quell'avversario non ti può rispondere, quando tu hai un auto-attack in cooldown, il cooldown, chiamiamolo così, ovviamente non è un termine giusto, dell'auto-attack è dettato da cosa? Dall'attack speed, Dell'attack ovviamente. speed, Quindi ok. maggiore l'attack speed, minore sarà il cooldown. Ovviamente non si chiama cooldown, però per spiegare più facilmente, ovviamente minore l'attack speed, più facile per te punire l'avversario che viene a farmare. Vedi che c'è un minion alleato tuo, poiché capì, cosa intuisci? Che lui vuole farmare quel minion, quindi Esatto. vai a punirlo, va benissimo.
invece, capovolgiamo la situazione. Tu sei Graves, quanto ha Graves di raggio? Lo sai all'incirca? 525, mi Allora, pare. sei un pro della Madonna, bravissimo. Ha 525 di raggio, Caitlyn ha 650 di danno, quindi di base tu con la lane phase la perdi, mi avevo detto. Come fai un po' a limitare la gas potential? Perché secondo me tante delle tue difficoltà derivano dal fatto che tu subisci tanti trade in lane. Può essere? Benissimo, ora tu sei davanti a due opzioni, farmare o ricevere danno, giusto? Nel caso in cui tu vuoi fare quel minion, vuoi andare a fare quel minion. Qual è la soluzione? Se stai giocando ad esempio Graves. Provo a tirare una Q. Bravissimo. Tiri la Q, auto-attack su di lui, non sul minion. Quindi cosa stai facendo? Stai facendo danno AOE, che ti permette di prendere quel minion, e l'auto-attack di ritorno. Quindi, se ti va bene, finisce che fai addirittura più danno di uno che ti voleva punire per l'errore, che in realtà poi non si è rivelato errore, è chiaro. Quindi è tutto cercare di dimostrare ciò che in realtà non si fa, sono tutte delle bait ovviamente. Più sei bravo a fare da esca, a fare dei passi falsi, più riuscire a far finta di fare dei passi falsi, perché se fai dei passi falsi poi vieni punito se giochi contro uno bravo. Se fai dei passi incerti che danno l'idea al nemico di poterti punire, allora lì tu puoi punire l'avversario. Io ho fatto il master, sai come, giocando Blitzcrank, facendo il ritardato, poi avevo 500 di mana shield e la gente era tipo com'è possibile? Perché allora non ero tanto ritardato, c'era qualcosa sotto, no? Avevo pensato a come reagire a determinata situazione. Benissimo, allora questo un po' come gestire la lane phase. Ti dà fastidio se facciamo un discorso pre-partita? Perché No, no, no. io ho paura che se giochiamo ti viene molto più complicato starmi a sentire e giocare, o sbaglio. Quindi facciamo prima così, ripassiamo un po' le cose teoriche e poi facciamo un po' di pratica per vedere di più il discorso meccanico che quello teorico, ok? Quindi, un discorso della lane un po' l'abbiamo risolto con questa risposta, oppure hai ancora dei dubbi inerenti a questo? No, no, ho capito. Hai capito, ok. Poi le altre domande erano, ad esempio, quando split pushare e quando gruppare con il team. Ok, questa tempistica te la dà la wave, ok? Partiamo dal presupposto che ogni quanto spawna una wave, 30 secondi. benissimo, 30 secondi. Se tu pushi due wave, quanti secondi ci sono? 60. 60, tu hai 60 secondi in cui non hai un cazzo da fare. Ok? Hai ucciso 12 minion, 13 minion se c'è il cannoncino. In quel tempo tu non hai nulla da fare. Come lo puoi investire quel tempo? Partiamo dal presupposto che è tempo morto, ok? Tempo in cui tu non fai nulla è come se tu fossi proprio in base morto. Stesso discorso. Quindi tu questo tempo lo puoi sfruttare. E come lo puoi sfruttare? Giungla, lo puoi sfruttare gruppando mid lane, lo puoi sfruttare facendo una rotazione mid lane per prendere la torre mid lane. Quindi tu questo tempo tu lo sfrutti, ovviamente sto parlando di quando, principalmente dopo che la prima torre è caduta. Già quando la prima torre è caduta, di solito siamo nel mid game. Il mid game di solito va dal 12esimo al 25esimo 30 minuto, ok? Poi si passa nel late game. Quindi benissimo, questo è il quando fare gruppo con il proprio team. Il discorso roaming, purtroppo a te come anti-carry non lo posso fare, perché il roaming chi lo fa? Lo può fare un support, lo Support. può fare un mid laner. L'anti-carry è meno interessato a questa cosa, ma per quale semplice fatto? Tu non hai crowd control, o almeno giochi Jinx, cosa fai? Flash, gli metti le trappole davanti, che sei stupido? No, tu non sei un trash, una Lulu, comunque un Braum, uno che ti può tenere fermo, che è la cosa che ti interessa di più quando fai un gank, no? Perché se fai un gank, ad esempio, Shyvana jungler, perché fa cagare Shyvana jungler? Perché che fai? Lo picchi mentre lui scappa? No, ti Esatto. interessa tenerlo fermo con un crowd control che può essere o stun o slow, va bene. Oppure pensa un gank di Caitlyn, per slow warlo ti allontani da lui, ma sei scemo, che cazzo fai? Quindi questo è un po' perché il discorso roaming non va bene. Tu devi dare un'occhiata importante però alla
alla wave, proprio all'ondata di Minion. Perché devi sapere che le ondate di Minion possono essere manipolate, no? Proprio noi siamo delle persone malvagie che manipolano le ondate di Minion e devono essere manipolate a tuo vantaggio, ok? Perché devono essere manipolate a tuo vantaggio? Perché a seconda di come tu gestisci una wave, puoi creare dei punti deboli sulla minimappa. Ora ti faccio un esempio: ti è mai capitato di vedere due minion wave giganti pushare da solo una torre bot lane? Ecco, quella cosa per te è totalmente casuale, giusto? Cioè, Sì, non hai mai pensato che non si. Perché capisco perché succeda. succeda? Te lo spiego subito. È un discorso molto semplice, però perché è importante? Perché pensa, hai 200 minion bot lane che ti stanno prendendo quella torre. Innanzitutto muoiono quei minion, ok? E se muoiono, non viene presa esperienza, non viene preso gold se nessuno li ammazza, giusto? Esatto. Del team avversario, sto dicendo. Poi un'altra cosa, subisce la torre, rischia di cadere, e rischia di dare ancora altro vantaggio ai tuoi avversari. Ma quindi cosa stai facendo con quella minion wave? Stai creando un punto debole sulla minimappa, stai mettendo pressione. E se metti che va il jungler a pulire quella wave, no? Perché sono stupidi, mandano il jungler a pulire quella wave, tu cosa puoi fare? Puoi chiamare il Baron, puoi pushare la top lane, puoi pushare la mid lane. Comunque, metti, è come se avessi sei uomini, sei persone in campo e ce n'è una che non comandi tu, che pusha da sola. Quindi questo è il senso del creare quelle minion wave. E si creano mediante lo slow push, che vuol dire push lento, ok? Come si crea questo push lento? Ora, se le due minion wave si incontrano, tendono a resettarsi, ok? Oddio, si può creare un vantaggio da solo, appunto, casuale, nel tempo. Però di solito si tendono a resettare. Come veramente si crea una minion wave che slow push da solo? In questa maniera. Ora, questa è la definizione specifica. Minore è il vantaggio che ha una minion wave sull'altra, maggiore sarà l'ondata che si andrà a creare. Se tu metti 6 minion contro 5 minion, ok? Tu vai in lane, uccidi solo un minion della lane nemica e te ne vai. Ok? E questa lane però si trova proprio a metà esatta, va bene? Proprio a metà esatta. Se tu uccidi solo un minion dei 6 minion e te ne vai, ora quella wave diventerà gigante in 2 minuti. In 1 minuto e Perché c'è un minimo di 30. differenza? In 1 minuto e 30 quella wave diventerà grossa come non mai e pusherà come Satana. Non so come pusha Satana, però pusha tanto quella wave, ok? Però ovviamente magari ti può interessare uno slow push più immediato, no? Che non richiede tanto tempo per poter prezzare subito un'altra linea. Quindi di solito lo slow push di base si fa, sai come? Uccidendo i primi 3 minion caster. I minion caster sono sempre quelli che attaccano lontano. Sempre nel caso che la wave sia a metà, ovvero non penda da nessuna parte, cioè non sia né nella tua parte di mappa né nella parte di mappa avversaria. Perché ti sto dicendo questo? Perché se i tuoi minion sono nella tua parte di mappa, cosa succede? Che pusheranno verso di te. No, pushano nel senso opposto, sai perché? Perché arrivano prima i rinforzi. Ah, ok, è vero. Capisci? Arrivano prima i rinforzi, arriva prima la seconda ondata rispetto al nemico. Ok? E quella tua ondata diventerà sempre più grossa e inizia a pushare sempre più forte, con due wave invece che una. Capisci qual è il vantaggio? E perché ti dico di uccidere prima i maghetti rispetto ai minion corpo a corpo? Perché i maghetti sono quelli che fanno più DPS, danno al secondo. Mentre i melee sono meno forti e soprattutto tankano di più. E perché ti interessa che tankino di più? Perché ti interessa che quella wave rimanga lì il più possibile e diventi cicciona come non mai. Questa è una meccanica molto avanzata, ok? Molto avanzata, che in Diamond la sanno fare una persona su tre. Diamond 1, alto, una persona su tre. Quindi, ora, se tu sei bronzo 5, no? È già una cosa che nessuno. Ma sicuro, ma ci puoi bruciare la mano sul fuoco? Non lo sa nessuno questa cosa, proprio impossibile. Cioè, sanno solamente che il loro team fa schifo in bronzo 5, ok? Questo sanno e basta. E se una cosa del genere ti può aiutare. Ma soprattutto ti può aiutare
perché la gente non sa come rispondere a una cosa del genere. Non sanno che va a mano del top laner con il TP up, così che lui possa grupparsi immediatamente con te. Non sanno in alcuna maniera reagire. Però questa è una cosa un po' avanzata, è forse sbagliata a dirtela, poi vedremo in seguito se ho sbagliato a dirtela. Io te l'ho detto semplicemente perché quando ti facevo le domande tu rispondevi. E io ho fatto anche coaching a persone che non avevano la minima idea di quello che cazzo stessi dicendo, quindi tu mi sembri abbastanza sveglio, cioè io non ti giudico come divisione, come niente, io ti giudico come giocatore. Ora, che altra domanda mi hai fatto all'inizio? La posizione in team fight. La posizione in teamfight, ok, questa è un'altra sempre risposta teorica, perché fra la teoria e la pratica c'è un abisso, come saprai. Perché io, come dire, come a livello teorico sono molto molto preparato, a livello pratico però spesso faccio le cazzate. Ora, qual è il positioning perfetto? Beh, stare dietro a tutti in teoria. No. Il positioning ideale perfetto per la diga di secole è quello da cui tu puoi picchiare ma nessuno ti può picchiare. Quello è proprio perfetto. Ora pensa, c'è presente il red buff alto, quello davanti al Baron? Ecco, c'è presente che c'è quel cespuglio davanti al red buff? Non di lato, proprio davanti, in Sì. corrispondenza del Baron Pit. Ecco, pensa che tu sei al posto del red buff con Caitlyn e il teamfight si sta svolgendo in quel cespuglio. Tu Ok. stai picchiando come un dannato e nessuno ti manco ti guarda. Perché sei dall'altra parte del muro, Non ok? puoi, Oppure non possono ti prendere. flashano, ti usano le skill addosso. Ma comunque per quel momento il positioning ideale, stai picchiando e nessuno ti picchia. Cioè, è la sensazione più bella per una DK che non trovi, cioè che la gente si picchi e tu sei lontano, li picchi e godi e li vedi morire uno a uno, no? È bellissimo, ti dà soddisfazione. Quindi questa è la risposta. Posizione perfetto da dove tu puoi picchiare e non puoi essere picchiato. Ovviamente questo non è quasi mai attuabile. Tu dovrai sempre mettere un minimo di rischio alla tua vita per poter fare del danno. Se no, che cazzo fai? Stai con Ezreal, fai una Q ogni tanto e poi scappi. Bell'aiuto del cazzo che ha dato il teamfight. È utile proprio assai. Mentre devi pensare che devi rischiare un po' il tuo culetto, ok? Devi rischiare un po' il tuo culetto, ma devi sempre stare attento. Se tu hai contro un malfight, il positioning ideale qual è? Un passo dietro, la ultimate di Sotto il resto del team, malfight. Un passo perché dietro, se no ti e prende. se hai il flash, un passo dietro, la ultimate il flash di malfight. Tu, prima che la gente si picchi, prima che vengano utilizzati le summon spell che ti fanno paura, tipo la ulti di Sandra, la ulti Malphite, tu in quel teamfight li guardi da lontano che si picchiano, proprio non ti avvicini. È importante che tu non rischi la tua vita. Poi, quando sai che puoi picchiare con un minimo di sicurezza, allora va bene, puoi reingaggiare. Ma se sei contro Riven e sai che Riven ti può fare dash flash W, tu stai dietro quel dash flash W. È molto importante che tu impari questa cosa. Perché un bravo ADC carry lo riesce a fare sempre. Se tu lo riesci a fare sempre, non c'è team di merda che tenga. Tu riuscirai a carryare. Ok. Ok. Anche questa è chiara come cosa? Sì, chiaro. Altra cosa teorica che vogliamo vedere? O ci fiondiamo nel game? Però non mi viene in mente Ci niente. fiondiamo nel game e ti verrà in mente qualcosa.